ma si avvocato può fare anche videosorveglianza. Che, attenzione che siamo ritornati in onda. Avvocato Pavan, prego. Sì, soltanto una breve osservazione su questo punto. Per quanto riguarda la pena non si può semplificare. Ogni caso è diverso dall'altro, ogni fatto è diverso dall'altro. La magistratura ha gli strumenti per adattare la pena a quella che è la gravità del fatto concreto. Ci sono condanne alla reclusione di 30 anni, di 10 anni, di 5 anni, di 5 mesi. Vi sono cause di non punibilità a seconda del fatto che viene evidentemente realizzato e del comportamento che si è tenuto. Tornando alla disciplina della previsione di riforma legislativa, sul quale parliamo, ma non possiamo essere evidentemente sicuri di quella che sarà approvata, e quindi è molto difficile parlare di un testo di legge che ancora non si conosce nella sua definitività. Un aspetto importante che mi sembra che sia così rilevante sottolineare anche rispetto a quanto lei osservava sulla sua esperienza personale. Un esempio, sì, quanti un hanno esempio avuto però situazioni... che tantissimi probabilmente hanno vissuto, ed è un esempio evidentemente in cui vi è un fattore di carattere emotivo molto forte della persona che subisce all'interno della propria abitazione l'ingresso da parte di estranei. Ecco, questa riforma legislativa riconosce in qualche maniera che già per il solo fatto dell'ingresso all'interno della privata abitazione vi è una forte emotività nei confronti, che viene riconosciuta nei confronti della vittima. Questa forte emotività potrà avere rilievo ai fini della sussistenza della causa e giustificazione della legittima difesa quando raggiungerà un livello tale che il legislatore sembra voler definire nel grave turbamento. È una riforma questa importante o è una riforma inutile? Alcuni ritengono che fosse già ricompresa questa possibilità nella legislazione esistente. In ogni caso, come diceva l'avvocato Deiana, è comunque una specificazione, un paletto che da molti viene ritenuto utile. C'è stato un caso che è stato giudicato a Padova, ne possiamo parlare perché c'è una sentenza definitiva del signor Birolo. Era una tabaccheria di Civè, e l'abitazione era il piano superiore, sotto c'è il negozio e una scala che collega l'abitazione con il negozio. Tre soggetti sfondano la vetrina del nottetempo del negozio ed entrano all'interno del negozio. L'esercente, svegliato di soprassalto, detiene un'arma legittima, scende, vi è il buio determinato da una luce che si accende e si spegne, evidentemente danneggiata, il rumore dei ladri, in questo caso, che stanno asportando della merce. Nel momento in cui lui arriva impugnando quest'arma, sembra esservi stato un fuggi-fuggi. Nella lettura della motivazione della sentenza, ad un certo punto parte questo colpo di pistola. Uno dei tre soggetti che avevano compiuto l'ingresso, con la violenza sulle cose, resta ucciso. Inizia il procedimento penale. Questo procedimento penale era stato particolarmente interessante perché non si è trovato l'ogiva del proiettile, quindi non si è riuscito a capire il colpo in quale direzione fosse stato sparato, e non si è riuscita, e c'era stato anche un inceppamento del bossolo che, non essendo potuto uscire dalla pistola, anche questo ha contribuito a non poter indicare esattamente qual era la posizione dello sparatore rispetto alla vittima. Processo penale, condanna per eccesso colposo in legittima difesa in primo grado. La Corte d'Appello ha invece poi ritenuto che l'eccesso non fosse colposo ed ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. Qual è stata la differenza tra la prima motivazione della sentenza di primo grado e del secondo grado? Il giudice di primo grado aveva detto: non posso tenere conto dello stato d'animo che viene descritto dall'imputato perché l'ordinamento giuridico non prevede che si possa tenere conto dello stato emotivo. Il giudice di secondo grado è invece riuscito comunque a tenere conto di questo stato emotivo particolarmente forte di questo soggetto, che aveva detto: sono entrato, all'improvviso vicino a me ho sentito un rumore,
Ho capito che era uno delle tre persone ed ho sparato. Il soggetto probabilmente stava guadagnando l'uscita. Il giudice quindi ha ritenuto che non ci si trovasse nelle condizioni della reale legittima difesa, ma in una legittima difesa che il soggetto ha considerato esistente, e questa l'esistenza della legittima difesa non fosse stata ritenuta dal soggetto agente colpevolmente esistente. Quindi è stato dato rilievo allo stato emotivo in cui si è trovato in quel momento. Quindi questa riforma sotto questo aspetto, ecco che assume una sua rilevanza. È importante notare però come sia stato necessario e sarà comunque necessario un accertamento giudiziale. D'altra parte, nel momento in cui vi è la perdita della vita di un uomo, evidentemente nessuno di noi può pensare che non vi sia un accertamento sulle modalità, i modi, ed in questo caso anche quello che è lo stato emotivo, le sensazioni della vittima. Ci saranno, chiudo soltanto con questo, la possibilità di diciamo abusi, cioè si diceva prima, c'è la possibilità evidentemente di fingere anche da parte del soggetto agente, ho avuto tanta paura e ho esploso questo colpo. Come faccio a comprendere che mi stai dicendo? Cioè la possibilità di una simulazione. Ma questo evidentemente è un problema che c'è sempre stato nel diritto penale, e proprio il processo penale con il suo contraddittorio e i tempi che sono necessari anche per accertare questo tipo di fatti è sempre stato in grado di risolverli e di portare a giudizi di carattere logico. Insomma. Siamo in chiusura proprio. L'aspetto civilistico, risarcimento del danno, ci troviamo che la vittima, cioè colui, vittima, io dico colui che ha subito il furto in casa, che comunque magari ha reagito, quindi è vittima sotto un profilo, sotto l'altro è una, diciamo, si è difeso, però deve deve risarcire i danni in sede civile, danno la beffa, insomma. Quindi si vorrebbe evitare che uno sia vittima due volte, no? Certo, e anche questo è un assurdo che già solo il buonsenso dovrebbe consentire di evitare, no? L'avvocato Pavana ha citato il caso della tabaccheria di Civè. Con questa riforma non sarebbe stato necessario il secondo grado, non sarebbero stati necessari ulteriori anni di sofferenza da parte di una persona e di spese da parte di una persona che aveva subito una violenza, che aveva subito un reato e che probabilmente forse non avrebbe neanche dovuto affrontare il processo di primo grado, perché sarebbe andato verso l'archiviazione avendo il pubblico ministero accertato queste circostanze. Quindi, ecco, a me sembra che quando una riforma è fatta con equilibrio ed è fatta con criterio, ci sia poco spazio per le polemiche. E questo mi sembra il caso di questa riforma della legittima difesa. Adesso vedremo cosa succede. Che tratta appunto anche l'aspetto del risarcimento del danno, come è giusto che sia. Perfetto. Battuta di chiusura a entrambi, perché siamo fuori tempo massimo, prego. Sì, molto brevemente, credo che sarebbe stata equilibrata se il ruolo del Parlamento non fosse stato svilito come è stata nell'approvazione alla Camera. No, abbiamo avuto la controparte grillina che ha dovuto ritirare in tutta fretta gli emendamenti perché non c'era stato l'accordo con il Governo. Credo che invece una riforma più ponderata con un dibattito vero parlamentare, visto che i legislatori sono gli eletti dal popolo, sarebbe stato più positivo. Il mio timore è quello che dicevo in apertura, cioè il fatto che questa riforma limiti la possibilità da parte del giudice di valutare la discrezionalità della legittima difesa, cioè la proporzionalità tra offesa e difesa. Il caso che citava giustamente l'avvocato Pavan, c'è un caso analogo a Milano, non so se lo conosce, in cui un pensionato ha sparato ad un rapinatore che era entrato in casa sua, questo pensionato dormiva, il rapinatore era disarmato, quindi non aveva arma, e comunque questo pensionato, poiché in grave stato di turbamento, è stato assolto in sede giudiziale. Quindi in realtà mi sembra veramente, quello che ho detto mi pare molta propaganda, cioè di fatto già la legge così come applicata, i dati li ha citati anche l'avvocato, sono di assoluzione in tutti i casi della legittima di difesa e sono molto pochi. Quindi mi pare veramente che qui stiamo parlando di cose che hanno pochissima sostanza. Anche le associazioni di categoria, quello che chiedono dalla Confcommercio alle associazioni dei benzinai, dei farmacisti, dei tabaccai, è la tutela da parte dello Stato, non la possibilità di detenere un'arma o di difendersi da soli, perché non è questo che secondo me, e anche secondo loro, secondo questi che lavorano sul campo, richiedono. Sì, questa non è la richiesta delle associazioni di categoria, è più, ripeto, un po' di propaganda, perché la Lega cavalca questo tema da tantissimo tempo e quindi deve rispondere probabilmente al proprio elettorato. Io questo lo capisco, è legittimo,
ritengo che la politica debba fare un altro lavoro, insomma. Comunque secondo me nell'impianto così normativo, è dato, adesso ognuno ha la propria impressione, è che non tanto di legittimare un uso maggiore di armi, non di armi, perché chi ha paura di usare un'arma, chi non ha esperienza, non la usa e si comporta come prima, ma il fatto che se capita il fattaccio non ti trovi nelle situazioni imbarazzanti sotto tutti i profili di dover subire un processo lunghissimo che è assolutamente, per un cittadino normale è terrificante. Si uccide una persona. L'azione penale è sacrosanta, quindi sì. Questa cosa già esiste, io non certo, capisco, stiamo discutendo veramente secondo me del nulla in questo caso, perché è già previsto e costituzionalmente garantito, cioè se vogliamo eliminare l'azione penale sul fatto che io posso uccidere una persona, beh allora siamo su un altro campo. No, ma quando ti trovi in situazione che reagisci a situazioni in cui non vorresti trovarti, per cui diventa chi c'è stato, insomma, già subito psicologicamente un danno incredibile, le testimonianze, non abbiamo avuto la possibilità di avere con noi, vero avvocato, quello a portare un... testimoniare un ospite che ha subito questa situazione, però sono imbarazzanti. Chiusura proprio? Ma al di là della propaganda, al di là delle schermaglie o tatticismi politici, a me pare che uno dei temi che bisogna cominciare ad affrontare sia quello delle vittime. Cioè bisogna che cerchiamo anche di prendere in seria considerazione che al di là dei valori, la vita, i patrimoni, eccetera, eccetera, ma e la vita di chi sopravvive ed è vittima di questi reati ha una dignità particolarmente importante e lo Stato lo deve dimostrare che ci tiene, perché se è vero come è vero che non è peraltro possibile garantire la sicurezza a tutti, non possiamo mettere un poliziotto certo. Su ogni casa, possiamo sicuramente far meglio di quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, questo senz'altro. Ma è necessario che quindi qualcuno possa comunque in ogni caso difendere la propria incolumità e anche il proprio domicilio, e che qualora questo debba accadere io debba sottostare o subire innanzitutto una gogna mediatica che sappiamo bene qual è, una gogna giudiziaria che è lunga e molto spesso faticosa dal punto di vista psicologico e anche onerosa dal punto di vista economico, e ad oggi, perché la norma finora è stata cambiata, corro pure il rischio di dover risarcire chi magari oltre entra. Danno la beffa. Allora, a me pare che questo sia un tema su cui bisogna riflettere al di là di tutto, cercando chiaramente di fare in modo che il sistema sia quanto più possibile equilibrato, ridando e comunque confermando dignità a tutti, perché non possiamo pensare che gente come Stacchio o come altre persone possano fare vivere 5, 6, 7 anni della propria esistenza con un turbamento così grave come è quello di avere chiaramente ucciso una persona e nello stesso tempo essere pure additati tra coloro i quali potrebbero tutto sommato essere anche colpevoli di aver difeso un'altra persona. Non è un tema secondo me su cui non possiamo non riflettere o non si debba riflettere. Perfetto, io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie avvocati, grazie agli esponenti del sindacato, naturalmente del PD che sono stati qui con noi, e amministrazione comunale naturalmente, perché poi ha anche un ruolo, ricordiamo, l'amministrazione comunale. Grazie a voi come sempre di averci seguito, questa parte è finita, io vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità torniamo invece con il nostro esperto di finanza per l'approfondimento finanziario economico. Grazie, a dopo.